Buongiorno a tutti da questa giornata fantastica con un mare calmissimo e un azzurro fantastico, tutto Ico. Allora, sono venuto qua perché vediamo un po' se notate una piccola grande novità legata al nostro drago anatra, come io ho chiamato da un mesetto a questa parte questo bellissimo tronco che si è arenato in questa ansetta della nostra ostia. Allora, vediamo un po', mi avvicino e vediamo un po' se notate la piccola grande novità del nostro drago anatra. Allora, vediamo un po' il primo che se ne accorge. Ad occhio nudo si vede nella telecamera, non so, adesso mi avvicino e vediamo un po' se notate cosa è successo al nostro tronco. Ma intanto c'è un'acqua a dir poco fantastica. Notate qualcosa? Non so se si vede. Adesso ingrandisco. Vediamo un po' se ingrandendo. Ecco, ingrandendo comincia a vedersi qualcosa. Natascia, se eri qui dovresti aver notato la novità. Si vede? Si vede la novità del nostro drago anatra? Allora, il progetto Altalenando, che è il progetto che ha messo le altalene nella pineta dedicate a Gianni Rodari, ha colpito ancora e ha messo un'altalena sul nostro drago anatra. La vedete? Eccola lì. E quindi ringraziamo coloro che si celano dietro a questo bellissimo progetto e per questa idea del drago anatra, che è un tronco bellissimo. È comparso così per incanto dal mare e che finché resisterà è bellissimo vederlo qui e adesso pure con l'altalena. Adesso la vedremo anche dall'altra parte e quindi ecco la piccola grande novità di stamattina. Inoltre c'è un mare da paura, guardate. Il drago anatra si trova al primo pennello di roccia venendo dal pontile verso il porto. Sapete che ci sono tre pennelli di roccia ed è il primo. Salvatore, buongiorno. Salvatore, scusa per non essere venuto l'altro giorno, ma gli effetti del vaccino sono aumentati piano piano durante la giornata. E quindi non me la son sentita di venire. Allora, io stavo scivolando stamattina. Madonna, che mare che c'è stamattina! C'è un qualcosa di strepitoso. Non so se si vede. Sì che si vede. Guardate che mare! Come quest'estate, fantastico. E adesso è anche qui. Guardate che mare pure qua. Andiamo a vedere l'altalena da questa parte. Dopo però sicuramente col drone perché è troppo bello. Oggi. L'altalena lambisce proprio l'acqua. Ecco il nostro drago anatra con l'altalena.
Buongiorno. Oggi c'è un mare spettacolare a dir poco, mare calmissimo. Ed eccola la piccola grande novità di oggi, l'altalena su quello che io ormai definisco il tronco dragoanatra. C'è una leggera brezza, quindi non è proprio caldo come ieri, ma è anche molto presto, sono le 8:30 mi sembra, no, adesso non mi ricordo che ora sono, quindi si riscalderà quando si alza il sole. Federica, buona giornata a te. Che mare, che mare. Vedrete che se riesco a fare le foto dall'alto c'è un mare fantastico, perché sto vicino al porto, vicino al nostro albero degli scogli, così come l'ha chiamato Altalenando, dove hanno messo questa altalena stanotte, molto carina, che dondola sul mare. E oggi c'è un mare calmissimo, fantasticissimo, che poi più tardi sorvolerò col drone, perché deve essere sicuramente di un colore che già si vede da qua, che è fantastico. Però ho dei colloqui con i genitori, dopo tornerò sul luogo del misfatto e farò le foto, quindi aspettatele per l'ora di pranzo. Ecco, guardate che cos'è oggi, quella è la mia ombra che vi saluta. Veramente bellissimo. Ecco, per chi non ha capito dove sto, so la città dei mestieri lì, no? Grazie Antonino a te. Ciao Simonetta. Cucù, ecco qui nostro drago. Ciao Luca, che sei qua, Ostia? Ciao Vittorio. Ciao Simonetta, guardate che acqua che c'è. Ah, non sei, eh? Ma te manca quando non ci sei, vero Luca? Oggi è una giornata strabiliante, ma come tutti questi giorni che ci sono stati, eh?
Allora, io adesso faccio qualche foto al mare, poi vado a fare un po' di commissioni, poi colloqui e poi ritorno con il drone. Quindi mi raccomando, seguite poi anche quelle foto che penso diventeranno virali, tra virgolette, perché oggi il mare è qualcosa di strabiliante. Sembra di stare veramente, sperando che non si alzi più tardi, ma non credo perché il mare adesso è calmissimo. Allora, ciao a tutti, grazie ad Altalenando che ha messo questa bellissima altalena sul drago Anatra, quindi chi vuole se la venga a vedere perché è molto carina. Ciao Rudy, e quindi ciao a tutti e ci vediamo dopo. Ciao!